Buongiorno, siamo in diretta su Casa La Terza per il nostro incontro di oggi che è con Paola Dubini, che dovrebbe raggiungerci. Eccola qui. Ciao Paola, adesso ti partecipare, dovresti apparire tra poco. Intanto salutiamo i nostri interlocutori. Ciao Paola, buongiorno. Ciao Giuseppe. Ci siamo. Miracoli. Ogni volta che vedo questa cosa che succede, dico, è un miracolo. L'abbiamo Sei con noi. fatta. Sei con noi, sei con noi. Dunque, intanto dici da dove ci parli, perché mi pare di ricordare che tu sei in un bel posto, per tua Sono in un fortuna. bellissimo posto. Sono a Como, a casa dei miei suoceri, e siamo tutti insieme. Siamo in un loop da cena di Natale da 2 mesi, perché siamo tutti quanti appassionatamente e no, sono molto, mi considero molto privilegiata. Avete perfino, se ho capito bene, un giardino. Abbiamo perfino un giardino con vista e quindi diciamo i fiorellini. Devo dire che una delle cose che ho imparato in questa quarantena è che esiste la primavera, per cui ho visto di settimana in settimana che cambiare le foglie, i fiori, bellissimo, bellissimo. Fantastico. No, devo dire che chi ha la possibilità di avere un terrazzo, un giardino, insomma, è veramente un grande privilegio in queste, anche se adesso si ritorna a poter fare attività motorie. Io sono uscito, sono andato a Villa Borghese lunedì la mattina per la prima volta alle 6 perché mi sveglio presto e devo dire che è una cosa meravigliosa poter rifare da soli a distanza, ma insomma. Distanza, certo. Senti, ma a parte i pranzi di Natale che immagino ti abbiano sostenuto dal punto di vista calorico, ma che stai facendo in questo periodo? Ci racconti, perché ovviamente continua a fare lezione anche Un ai sacco. studenti. Sono inchiodata davanti a uno schermo dalla mattina alla sera perché è da fine febbraio che tutta l'attività didattica è tutta online e naturalmente è molto faticoso perché abbiamo dovuto rifare tutte le lezioni perché è una cosa completamente diversa. Quindi Certo, dunque, per chi non lo sappia, Paola insegna alla Bocconi, questa piccola università provinciale che non è molto conosciuta, ma insomma adesso è un'occasione per valorizzarla. Però lei fa una cosa, appunto, alla Bocconi, che non è la più standard, la più ovvia, cioè si occupa di cultura col K. Ora, la Bocconi è nota ovviamente in tutto il mondo, mi viene detto spesso, è una delle poche università, forse l'unica, che è in tutti i ranking italiana, che è nei ranking internazionali tra le università migliori, eccetera. E in effetti devo dire che, diciamo, ci sono illustri nomi nel nostro panorama pubblico da anni che sono usciti da lì. Quando uno pensa alla Bocconi, pensa a chi si occupa di management, chi si occupa di finanza, chi si occupa di lavoro. Paola si occupa di tutto questo, in realtà, perché ti occupi di tutto questo, ma ha riferito a un settore che è particolarmente cuore a me, ma credo a molti di quelli che ci seguono, che è appunto quella cultura. Ci spieghi in che modo te ne occupi, perché questo è interessante. Nel tempo, come si è definito questa tua competenza? sì, allora io mi occupo di management per la cultura, cioè cerco di studiare le condizioni che rendono possibile lo sviluppo e la crescita di attività culturali. Il mio primo amore sono stati i libri, quindi io ho cominciato a occuparmi di questo Questo ci fa argomento. piacere. Eh sì. Scrivendo un libro sull'economia delle case editrici di libri, questo nel 97. E poi da lì piano piano ho cominciato a occuparmi di biblioteche, poi di musei, poi di teatri d'opera, poi di politiche culturali legati a livello territoriale. Poi ho lavorato e ho riflettuto un po' sulla riforma Franceschini e i suoi effetti, per cui nei fatti, diciamo, ho cominciato a occuparmi di tematiche gestionali e di politiche legate alla cultura, guardando via via ambiti e settori culturali diversi, sia in aziende private, no profit e pubbliche, che è una un po' delle specificità di questi ambiti, cioè la necessità di dover guardare al funzionamento di queste organizzazioni in contesti istituzionali anche molto diversi.
Ecco, questo sarà un tema della nostra conversazione, perché quando uno pensa appunto alla cultura, pensa a tante cose diverse. I libri, spero bene che sì, siano parte della cultura, ma il teatro, il cinema, la musica, i musei, nei ranking che ho io, nelle tabelle c'è anche la TV culturale, perché poi c'è una parte della TV, magari non tutta necessariamente. Però, quindi sono cose che noi percepiamo come molto diverse, e lo sono molto diverse. Però c'è qualcosa, mi sembra di capire, che invece le accomuna e che è proprio anche forse nell'aspetto gestionale, o sbaglio, cioè dal tuo punto di vista, perché tu riesci a occuparti di tante cose insieme, non solo di una specifica? Perché io mi occupo delle condizioni di funzionamento di queste organizzazioni e quello che io vado a cercare come elemento che attraverso settori e forme espressive completamente diversi è comune, è questa possibilità di creazione di valore di natura economica e non economica, chiamala simbolica, chiamala identitaria, chiamala sociale, ma è una dimensione importantissima. Per non solo caratterizzare e rendere specifiche queste organizzazioni, ma anche per renderle economicamente sostenibili. E quindi è un po' questo l'aspetto su cui cerco di Guarda, mettere l'attenzione. questo che hai appena detto è esattamente ci porta dentro subito il tema della nostra conversazione. Allora, noi abbiamo fatto qualche tempo fa un libro che mi è particolarmente caro, anche perché ne abbiamo parlato tante volte insieme, anche in pubblico. Abbiamo fatto una specie di piccolo siparietto Parietto. in cui io ti facevo delle domande, quindi cercheremo oggi di non rifarlo uguale. Ma insomma, il libro si chiamava, un titolo molto divertente. In una serie nostra in cui c'è una frase stereotipata e sbagliata e c'è scritto falso, tu hai fatto "con la cultura non si mangia". Falso. Falso. Frase attribuita, dici, a torto e ragione a. Frase attribuita a torto o a ragione all'allora ministro Tremonti, che sembra l'abbia detta diversa, però forse non l'ha detta neanche, ma comunque detta subito dopo la crisi del 2008 all'allora ministro della cultura Bondi, che gli diceva, al quale si dice abbia detto: sì, lo so, è molto triste, c'è una situazione difficile dal punto di vista culturale in tanti paesi. Ma non ci possiamo fare niente perché non è che la gente la cultura se la mangi. Quindi che l'abbia detta in questo modo, che abbia detto che con la cultura non si mangia, fatto sta che quello che è successo è che questa è una frase che ricorre molto spesso ed è una frase nei confronti della quale personalmente ho un po' il cimurro. Quindi quando tu mi hai detto ma perché non scrivi un librino con la cultura non si mangia, falso, mi hai invitato a nozze. Bene, intanto io sono una pratica dimostrazione che è falso, perché anzi in questi anni ho messo su peso un po', e ne vedo tante di persone che mangiano parecchio, diciamo, pur facendo, anche se devo dire che nell'indice, tu scomponi nel libro l'indice, lo leggo perché è molto divertente, con tanti falso. Allora, cominci dicendo "la cultura non è reale", poi ci arriviamo perché tu hai detto una cosa importante sul valore identitario. "La cultura non serve", falso. Un altro capitolo 3: "la cultura interessa troppo pochi", falso. "La cultura non ha mercato", falso. "Dietro la cultura non c'è attività d'impresa", falso. "La cultura non rende", falso. Poi l'ultimo capitolo è "il lavoro culturale non paga", e qui è "dipende". No? Quindi, in effetti, nell'esperienza non è detto che paghi sempre. Tra l'altro, cito subito il nostro sondaggio, che ha un esito clamoroso. Sai che noi facciamo ogni volta a casa la terza un piccolo sondaggio. Questa volta abbiamo fatto una domanda un po' scabrosa, anche alla luce di quello che diremo dopo, che è: le attività culturali si devono autofinanziare? Dunque, indovina cosa ha risposto il 96%? Dimmelo tu. No. No. No, no. Quindi La io fanno. intanto cominciamo a dire che io sospenderò la vendita dei libri e chiederò un pubblico sussidio per tutta la produzione della terza, perché altrimenti non sono un'attività culturale. L'ha detto il Quindi sondaggio. l'ha detto il sondaggio. Ci torniamo dopo, ma entriamo appunto in quello che tu hai appena detto. Cioè, nel libro tu racconti la cultura come
tante cose, tra cui valore identitario, valore simbolico, e capitale sociale. Allora, capitale sociale è una prima cosa su cui ti volevo chiedere, perché noi siamo in un'epoca di globalizzazione da una parte e risorgenti nazionalismi dall'altra, prima gli americani, prima gli italiani, però siamo anche in mezzo a una pandemia che in certo senso ci fa combattere una battaglia globale tutti insieme, cioè siamo tutti lì a vedere che succederà anche in Germania, che succede in America, anche perché poi questi a un certo punto arriveranno anche in Italia, quindi ci riguarda per forza. Non Certo. solo siamo accomunati da un destino comune, ma la cultura, se è capitale sociale, può essere capitale sociale non solo dentro i confini nazionali o ancora di più della propria valle, della propria città. Può funzionare da questo punto di vista la cultura, per esempio in Europa? Può creare capitale sociale europeo? Dunque, io pe penso ovviamente di sì. Perché lo vedo banalmente, in queste settimane abbiamo tutti spalancato la finestra e ci siamo messi a cantare Va pensiero e ci siamo commossi ascoltando i vicini di casa che cantavano malamente Va pensiero. E siamo andati, e siamo stati citati in tutto il mondo perché aprivamo le finestre e cantavamo Va pensiero, no? Quindi c'è una dimensione alla quale ci si aggrappa inevitabilmente, che ha a che fare con la possibilità di una creazione di un terreno comune nel quale trovare confronto. Ciò detto, io penso anche che per lo stesso motivo la cultura è anche fortemente divisiva. Quindi io credo che, diciamo, a me piace pensare alla cultura come una sorta di antidoto ai populismi, agli ismi di varia natura. Dall'altra parte non sono così ingenua da pensare che si riesca a usare la cultura come uno strumento totalmente, diciamo, un volemose bene globale. Penso che lo sforzo e il lavoro da fare sia quello di creare dei legami vicini, cioè cominciare a fare un passo dietro l'altro. Ecco, se noi guardiamo la cultura come processo e come possibilità di fare degli avvicinamenti a passi, allora sì, allora, e anzi, credo che proprio questo sia un esercizio che soprattutto in questo momento sarà necessario fare, cioè provare a mettersi un pochino di più nelle scarpe del vicino, ma un vicino abbastanza vicino, perché siccome è difficile. Non dobbiamo riempirci la bocca di belle parole, ma cercare di È fare tetti. molto interessante perché ho visto che ci ha raggiunto tra i tanti, devo dire, ci stanno raggiungendo tanti nostri amici, autori, persone che adesso poi citerò che hanno fatto altre case, la terza, diciamo, altri incontri. Uno di questi è Maurizio Viroli. Maurizio Viroli è uno studioso di Machiavelli che ha lavorato a lungo in America, adesso all'Università del Texas, è stato a Princeton e qualche giorno fa ha fatto una chiacchierata sui temi proprio del patriottismo. Che Maurizio distingue rispetto al nazionalismo aggressivo, guerrafondaio. Il patriottismo è una adesione repubblicana. Lui dice patriota chi aderisce ai valori della Repubblica, che però richiedono simboli, cioè ci vogliono delle musiche che ti trasportino. Non è solo Costituzione, come dice Habermas, ci vogliono musiche, immagini. E in questo senso ti dicevo dell'Europa, perché effettivamente ci sono grandi temi della cultura europea, adesso a parte Beethoven e la nona, ma insomma anche grandi scrittori europei, grandi pittori europei che sono nell'immaginario non solo di un italiano perché Dante, non solo appunto di un tedesco perché Beethoven o no, e che possono muovere in questo senso. Veniamo all'aspetto più propriamente economico, quello che tu hai studiato e su cui hai riflettuto. Hai scritto diversi contributi in questi ultimi tempi sul Corriere della Sera e su riviste specialistiche sul fatto che questa crisi che attraversiamo avrà un impatto particolare, particolarmente forte in alcuni casi, sulle attività culturali. Ci vuoi introdurre questo tema in generale? Cioè, perché dovremmo particolarmente preoccuparci dell'impatto della crisi derivante dalle misure del lockdown sul comparto culturale? Perché
perché si tratta di tante filiere molto spesso molto fragili. Quindi quello che è successo è stato, come sappiamo bene, che dalla sera alla mattina si sono chiusi i teatri, non si sono potuti organizzare più festival, si sono chiusi i musei, si sono chiuse le librerie. Quindi il primo effetto è stato sulla distribuzione. E la distribuzione ha una caratteristica importantissima, e cioè che incassa subito, incassa presto. Quindi la prima cosa che è successa è che non c'è stata cassa per la distribuzione. E gli economisti come me, la prima cosa che ti dicono è che se sei in tensione di liquidità muori in frettissima. E questo è un primo tema. Per carità, non è stato un tema solo per le organizzazioni culturali, questo è stato un problema per tantissimi altri settori, ma il punto è che, come diceva peraltro anche Cipolletta in uno degli incontri di Casa La Terza qualche giorno fa, le organizzazioni culturali spesso sono piccole e quindi hanno risentito particolarmente. Ma poi che cosa succede? Che se tu vai a ritroso, quello che è accaduto è che anche le produzioni si sono rallentate e così se andiamo indietro noi ci troviamo in una situazione in cui la produzione di nuova cultura è andata bulimicamente tutta online, ma questa diciamo andare online non ha significato aprire mercati nuovi. Certamente ci sono state Netflix che in un mese ha fatto 16 milioni di abbonamenti, per cui adesso ha delle quotazioni stellari in borsa e addirittura ha una quotazione più alta di quella di Disney. Perché Disney, che peraltro con Disney Plus ha fatto anche lei dei passi da gigante e si pensa che raggiungerà alla fine del 2020 le stime di numero di abbonati che aveva fatto per il 2024, ha però dall'altra parte un tracollo dei parchi a tema, delle televisioni e di tutte le altre linee di attività. Quindi quello che succede è che, diciamo, in una singola filiera, prendi il teatro, è andato in crisi subito il punto vendita, cioè il punto di contatto col pubblico, ma poi a monte questo si ripercuote sulla sostenibilità degli artisti, delle compagnie che hanno pochissime tutele. E questo vale per il teatro, vale per i musei, vale per l'arte contemporanea, vale Scusami, per. ci torniamo tra un minuto sulla crisi, però tu hai detto una cosa a cui io tengo moltissimo, cioè hai detto in tutto il comparto culturale ci sono anche tanti piccoli soggetti, piccole organizzazioni. Questa è una ricchezza, io vorrei dire, Assolutamente. dato che in questo paese si è detto spesso, non per la cultura, in generale, che il nostro problema è che sono aziende piccole, quindi non fanno ricerca, per esempio, non investono abbastanza e non sono competitive con i giganti degli altri paesi. Ecco, nella cultura io credo che va benissimo che ci sia una grande catena come Feltrinelli, nella misura in cui Feltrinelli, come dire, innova, sperimenta, ha una politica, come dire, di apertura ai consumatori, però non va bene se la presenza di grandi attori, in questo caso non è tanto Feltrinelli, ma per esempio Amazon, riduce la bibliodiversità. La bibliodiversità che è rappresentata dai librai, tanti, piccoli, idiosincratici, ognuno con le sue propensioni, credo che sia la stessa ricchezza, immagino, anche negli altri settori. Sì, io direi così, che a me pare che in tutti i settori culturali tu hai due fenomeni. Da una parte che hai pochissimi che sono enormi, molto grandi nell'immaginario, nei volumi, nei fatturati, nell'appropriazione di ricchezza. E questo succede dagli spettacoli d'opera ai libri, alle canzonette, ai festival. Poi però la possibilità che ci siano pochi grandissimi e molto visibili è data da un sottobosco ricchissimo e variatissimo, di
realtà anche molto piccole. Questo è, come giustamente stai dicendo tu, un valore, perché se non ci fosse questo sottobosco, non potrebbero esserci i pochissimi grandi. Se ci fossero solo i pochissimi grandi, apparentemente i mercati sarebbero più efficienti e più ricchi, ma in realtà si asciugherebbero molto velocemente. E quello che dicevi tu rispetto ad Amazon e alle piccole librerie, secondo me, risulta assolutamente evidente, e non ti nascondo che per me è un po' una fonte di preoccupazione in questo motivo, in questo momento, ed è dato dal fatto che lo vedi a livello territoriale. Cioè, noi adesso che ricominciamo a ripartire, vedremo senz'altro che ci saranno meno operatori culturali. Purtroppo questa presenza di così tanto sottobosco, troveremo delle macchie di bruciato nel sottobosco. Allora, la cosa che è secondo me importantissima a livello, e soprattutto a livello territoriale, è che comunque ci sia abbastanza varietà, biodiversità culturale, perché questo tessuto connettivo un pochino possa tenere e poi sperabilmente crescere. Questo credo che sia la scommessa in questo momento. Cominciano ad arrivare anche molte domande e questioni. Nanà Cecchi, che si occupa tra l'altro di teatro, di costumi, dice: il teatro d'opera, come quello di prosa, include infinite competenze, infinite maestranze che fanno anche piccole cose. E questo, secondo me, è un'altra ricchezza. Noi anni fa pubblicavamo un bel libro di Raffaele Simone, un linguista, che si chiama Forme di sapere che stiamo perdendo. E lui diceva: sempre nella storia ci sono delle forme di sapere che si perdono. Però, ecco, però ce ne sono altre che nascono di nuove. Io credo che più si riesce a mantenere questo ecosistema, e l'ecosistema è una categoria non ovvia agli operatori culturali, non sempre noi ci rendiamo conto che siamo parte di un ecosistema, anche competitivo, perché nel mercato si compete, ma di cui tutti hanno bisogno degli altri. Io ricordo una volta Antoine Gallimard, un grande esponente di una grande casa di famiglia francese, mi dice: sai, io sono in competizione con Edition du Seuil, ma non vorrei mai che scomparisse dal mercato No, Edition du certo. Seuil, perché mi porta i lettori in libreria, porta altri lettori che poi magari entrano per comprare un libro Seuil e comprano un libro Gallimard. È così? È così, è l'offerta che stimola la domanda. Allora, poi è un po' vero che questa offerta in alcuni momenti è bulimica. In questo momento è bulimica l'offerta sul digitale. Peraltro, anche su questo potremmo fare una riflessione. Ho letto, mi pare, ieri o l'altro ieri un articolo molto interessante che diceva che questa attenzione all'offerta culturale online in realtà è stata un picco, quindi non sembra dimostrare una crescita costante. E questo deve farci riflettere su che cosa voglia dire, per esempio, per i musei, avere un'offerta culturale stabile online, perché dal Scusa se ti fatto. interrompo, Costantino Dorazio, che è uno storico e critico d'arte, che lavora alla Sovrintendenza qui a Roma, che ha fatto una delle nostre conversazioni, credo che ci ascolti adesso, raccontava, e questo è un tema che, a proposito di musei, che alcuni hanno saputo innovare molto fortemente, il Museo Egizio di Torino, per esempio, e questo mi sembra un dato anche interessante. Scusami se ti Sì, interrompo, allora sì. sono state fatte tantissime cose. Il Museo Egizio di Torino è stato uno dei primissimi a fare le visite, a fare le conversazioni con il direttore. Il Museo Diocesano a Milano, per esempio, riesce a vendere online visite guidate con gli accompagnatori. Che altrimenti non avrebbero lavoro, incidentalmente. Brera, gli Uffizi, tutti i grandi musei hanno fatto forme diverse. Mambo ha deciso che adesso si mette a fare residenze, produzioni artistiche dentro nel museo. Cioè, c'è uno sforzo davvero molto, molto interessante di ricerca e anche su forme diverse. Palazzo Te ha fatto hashtag sempre con te e sta proponendo letture, musiche per trovare quali sono i formati e quali sono i modi più sensati per essere presenti in rete e per chi, per quale motivo. Però quello che voglio Ecco, dire è che
sono ancora un po' esperimenti, purtroppo, cioè da qui a stabilire che abbiamo trovato una linea di lavoro e potenzialmente una fonte di ricavo, ce n'è. Ecco, ma questo mi porta a tornare all'aspetto economico. La sperimentazione, che secondo me è fondamentale per chiunque in questa fase vuole attraversare la crisi uscendone arricchito, uscendone intanto non soccombendo, Non diciamo, so con me. non soccombendo. Ah, c'è anche Antonella Agnoli, che saluto molto, che è una comune amica, che pone una questione che adesso ti pongo tra un minuto, ma non credi che in qualche modo bisognerebbe chiedere aiuto economico, e anche su questo volevo naturalmente sentirti, allo Stato, aiuto pubblico, anche in qualche modo legandolo a questo processo di sperimentazione e di innovazione? Non credi che sarebbe importante anche, diciamo, investire soprattutto nei soggetti capaci appunto di fare innovazione e sperimentazione? Nel nostro caso, per esempio, come casa editrice, io credo che noi dobbiamo lavorare molto per portare le presentazioni, i festival, ma perfino anche gli ebook, che sono un altro tema affascinante, che non sono solo necessariamente testi, ma che richiedono appunto un'elaborazione editoriale specifica. No, dunque, se, senz'altro credo che, diciamo, mai come nei prossimi mesi sarà necessario, come si dice a Milano, sude dos. Bisogna assolutamente mettersi in una direzione di sperimentazione, ma molto, molto decisa. Io credo che questa crisi apra delle praterie di bisogni, che sarebbe molto importante che gli operatori della cultura volessero occupare, non da soli, ma volessero occupare. Per esempio, cioè, li rimanderemo a scuola, sti ragazzi, e avranno bisogno di una serie di stimoli complementari al lavoro che fanno a scuola. Ecco, lì c'è praterie, perché stiamo parlando di 8 milioni di persone. Dobbiamo fare degli esperimenti avendo il coraggio, secondo me, di metterci in una logica industriale, nel senso di pensare che sono 8 milioni, non cosa faccio con la quinta C di quella scuola lì, perché se no, no non ne usciamo vivi. Avremo e abbiamo, stanno emergendo un sacco di malattie dell'anima, no? Perché 2 mesi di pandemia, più la perdita di lavoro, più l'insicurezza, eccetera, non è che ci rafforzano tutti nello spirito. Quindi non possiamo pensare che tutte queste persone verranno curate con le pillole. Quindi bisogna essere capaci di fare un'offerta che magari non debba essere svolta dentro nei musei, ma dentro negli ospedali. Cioè, a Milano c'è un museo che era il manicomio, dove è stata fatta per anni una sperimentazione di mettere insieme l'arte contemporanea con la malattia, straordinaria. C'è le biblioteche, sì, dicevi prima, le biblioteche hanno raddoppiato i prestiti digitali di necessità, virtù, ma perché li hanno raddoppiati? Un po' perché c'erano le librerie e Amazon non le librerie chiuse e Amazon non consegnava, ma anche perché in alcuni casi hanno detto: beh, ma aspetta, com'è che possiamo migliorarlo il servizio? Cioè, com'è che possiamo fare in modo che ci sia un modo di accelerare la condivisione di conoscenza e la formazione di conoscenza a partire dalle risorse che già sono digitali? Abbiamo un sacco di collezioni digitalizzate. Ma la digitalizzazione non significa necessariamente che le stiamo usando o che stiamo generando nuova conoscenza. Praterie di lavoro. Ma questo che tu dici, Antonella Agnoli, che ho citato prima, ci chiedeva, domanda difficile a rispondere: usciremo culturalmente più ricchi o più poveri dalla crisi? Credo che la risposta è implicita in quello che hai detto, dipende. Cioè, se Dipende. noi sapremo collegarci, per esempio, tu hai citato la scuola, ora noi parliamo convenzionalmente di cultura oggi come libri, teatro, cinema. Ovviamente la scuola è cultura e ovviamente c'è un tema fortissimo anche di capacità da parte di chi fa libri, teatro, cinema, di collegarsi sempre più fortemente. Lo ha fatto in questi anni, non è che non l'abbia fatto,
per i libri sicuramente il mondo del libro ha cercato la scuola e la scuola ha interagito, penso ai presidi del libro in Puglia che fanno gruppi di lettori che fanno lavoro continuamente con le scuole. Silvia Dai Pra, che è una scrittrice che ci segue e che anche insegna a scuola, su questo ha scritto e c'è un problema però appunto anche io credo di innovazione, innovazione tecnologica, perché come ha scritto qualcuno c'è un certo ritardo anche, ma sicuramente l'editoria nell'usare questi strumenti, ma anche innovazione ideale, creativa, no? Cioè il problema, la tecnologia di per sé, se tu hai una lavagna luminosa e però non mantieni l'approccio tradizionale all'insegnamento, la scuola non cambia o sbaglio, cioè bisogna cambiare anche le modalità editoriali, per così dire, ideative. Sì, penso proprio di sì e penso che sia anche necessario appunto cercare di immaginare la soglia minima che deve essere raggiunta per poter essere adeguatamente, diciamo, presenti in questo ragionamento qua, perché altrimenti si è sempre sulla difensiva, si è sempre al traino, mentre invece in questo momento, secondo me, c'è stato paradossalmente un riconoscimento dell'importanza della cultura, cioè saremmo morti in queste settimane se non avessimo avuto più musica, più valorizzazione del catalogo, anche per esempio da parte della RAI, da parte della televisione, da parte di una serie di internet. Però è indubbio che se non stiamo attenti, il mondo digitale si impadronirà di tutta una serie di immaginari nei suoi modi. Ecco, invece bisogna pensare molto seriamente a che cosa significa mettere in relazione la dimensione fisica con la dimensione digitale, con la dimensione live. Questo qui è proprio il terreno delle organizzazioni culturali, no? Cioè, che mettono al centro le persone, perché altrimenti veniamo tutti fagocitati dagli algoritmi, cioè non possiamo non vedere che i veri vincitori in queste settimane sono stati i videogiochi, è stato Netflix e sono stati pochi operatori digitali. Cosa facciamo? Ecco, ma questo punto è un altro molto importante che ci introduce a un altro aspetto che tu hai inserito, hai messo come importante nelle cose che hai scritto recentemente, cioè il punto della collaborazione, delle sinergie interne al mondo della cultura. Perché tu hai detto c'è una soglia minima organizzativa. Allora ti domando, ci sono alcuni settori produttivi, non so, le automobili o l'estrazione del petrolio, dove sotto una certa dimensione di azienda è difficile poter pensare di entrare nel mercato. La cultura ha barriere all'entrata tendenzialmente basse, almeno per i libri uno può cominciare a fare l'editore, diciamo, con un capitale iniziale. Dopodiché è vero però che resistere nel tempo o occupare un certo spazio dipende anche dalle dimensioni. Ti domando, ma c'è un modello alternativo alla crescita della grande azienda? Si può fare questo anche attraverso appunto sinergie, collaborazioni, reti e anche trasversali? Cioè un editore può collaborare con un teatro, può collaborare con un cinema, eccetera. Cioè come si pone questo tema? Allora, io per quello che sto vedendo o le suggestioni che mi stanno venendo in mente, secondo me sono di due tipi, vanno in due direzioni. Una è la direzione geografica, cioè io credo che abbiamo bisogno di fare dei ragionamenti molto seri su che cosa voglia dire fare prossimità, che cosa vuol dire prossimità. E questo si legge molto bene a livello territoriale. A me sembra che sia proprio necessario garantire un livello minimo di biodiversità culturale a livello di infrastruttura culturale nei territori. E questo chiama alle collaborazioni di prossimità, appunto. E da questo punto di vista devo dire che il lavoro che hanno fatto una serie di librerie, la libreria che fa sponda con l'edicola per consegnare i libri, e beh, è una cosa giusta da fare. Cioè bisogna cominciare a dire, ma se l'ultimo miglio ce l'ha lui, ma perché devo mettermi a farlo io?
devo studiare i modi perché abbia senso mantenere la propria identità, ma identificare alcune attività che siano comuni. L'altra dimensione di lavoro per me è quella logistica, è quella distributiva, cioè allora abbiamo RaiPlay, bene, come possiamo? Abbiamo le reti delle card dei musei, bene, come possiamo usare le reti che già ci sono per arricchire un'offerta e fare dei palinsesti e mettere insieme una serie di esperimenti? È facile farlo? No, perché c'è un lavoro di progettazione culturale molto importante. Cioè, tutto sommato, una serie di critiche che viene fatta anche a Netflix è che Netflix ti dice che cosa guardare sulla base di quello che hai guardato prima, ma non è che c'è una curatela. Ecco, invece, questo qui dovrebbe essere il mestiere di chi la cultura la fa. Forza e coraggio. Secondo Questo me. ce lo ricordano questo della Rai molti di quei nostri, chi ci sta ascoltando, Gabriella Caruso, per esempio, che è una nostra amica molto attiva nel lavoro anche con le Donna in donne, corriera. ecco, donne in corriera, esatto, dice la Rai appunto può fare molto da questo punto di vista. Assolutamente. Luoghi di prossimità, di nuovo Antonella Agnoli ce l'ha insegnato per le biblioteche possono fare un lavoro. Mi piace ricordare Rocco Pinto, che tu ben conosci, un libraio che a Torino fa portici di carta, cioè un'infilata di chilometri dove tutti i librai della città non lo fa lui, lo mette insieme 60 librerie o di più per animare un'occasione che tra l'altro è una statistica interessante. Ogni volta che i libri escono dai luoghi deputati, sulle bancarelle, nelle piazze, aumentano moltissimo i consumi, che vuol dire che ci si deve anche liberare di una certa timore per l'ingresso nel tempio della cultura. Nel libro non ci torniamo, ne abbiamo parlato tante volte, a proposito dei templi, tu smonti questa idea patrimonialistica della cultura, no? Che è ancora molto forte, soprattutto nelle sovrintendenze. Noi abbiamo il 90% in Italia del patrimonio culturale mondiale. Poi, caso strano, nelle statistiche gli italiani vanno ai monumenti, visitano i monumenti molto meno degli svedesi o dei tedeschi. Non si capisce perché, ma... E comunque non è vero che abbiamo il 90% del patrimonio, comunque. Perché mi dici chi è che si è messo a contarlo? No, no, Non è vero. ma infatti, ma appunto nel libro tu dici cosa che io condivido totalmente, la cultura è in larga parte attività, cioè la cultura è una relazione. Quando io sono entrato, per quel che vale la mia esperienza in questa azienda, mio padre mi ha detto: vedi quel bel marchio, la terza, vedi il catalogo fondamentale, non ti illudere che questo fa da solo la casa editrice. Se tu ogni giorno non rinnovi quel patrimonio, non stabilisci una relazione anche a rischio. E Marinella Pomari c'è un'altra amica comune che ti saluta molto, che organizza straordinari incontri di A Voce Alta a Napoli, anche Agorà la Terza nel Teatro Bellini, non a caso in un teatro dove si presentano libri, dice: è giusto quello che dice Paola, è tutta una questione di relazioni, quindi Certo. relazioni appunto al mondo della scuola, i ragazzi, eccetera. Ma veniamo ai libri, perché abbiamo ancora pochi minuti e non vorrei perdere l'occasione di parlare delle cose. In uno di questi anche articoli tu affronti in particolare un tema doppio. Uno è della legge di bilancio, come è costruita la presenza culturale, l'investimento culturale, e dice una cosa che mi ha molto colpito, confrontando i consumi culturali, l'investimento in cultura in Italia con altri paesi in cui è più sviluppato, una chiave di comprensione è quello che si investe come si investe per la spesa in cultura. E dice nel bilancio 2020, fatto quindi l'anno scorso, si prevedeva una spesa del MIBAC dello 0,4%, che già non è una cifra che fa grande impressione, di cui la metà vanno alle spese di funzionamento del Ministero. Beh, questo credo mi sembra che ha un'incidenza abbastanza forte proprio nello stimolo attività culturali, o sbaglio? Cioè è un problema come si spendono questi soldi. Allora, è un problema. Io quello che volevo sottolineare lì è il fatto che tu nella legge di bilancio tendenzialmente hai risorse che vengono spese con continuità anno dopo anno. Quindi hai poco margine di manovra per poter usare la politica per far cambiare il corso degli eventi. Nello specifico, io penso che nel caso della legge di bilancio il problema è che è lo 0,4 il problema, cioè perché
le risorse che il Ministero ha anche per coprire i costi del suo funzionamento sono poche. Quindi è poco il 100, è piccolo lo 0,4, per cui poi il gioco forza, anzi, è già tantissimo che metà, solo metà, venga spesa per pagare le spese di funzionamento del Ministero, perché non dimentichiamoci che tutti i musei autonomi, tutto il personale dei musei autonomi è in realtà personale del Ministero. Quindi, diciamo, c'è proprio poco margine di manovra. Questo è Sì, ma quello anche che una volevo. logica a cascata. Io ricordo che tanti anni fa aprì una splendida sede della biblioteca di Bari, Vicecarica Visconti, dell'ex mattatoio, 12.000 metri quadri che sostituivano i 1.200 precedenti. Un investimento gigantesco, c'era un potentissimo dirigente, si chiama Sicilia, investì 5 milioni di euro, super tecnologizzato. Naturalmente nessuno si preoccupò né di fare formazione del personale, né di investire nelle attività. Morale, quando andrai con Gilda Melfi, che era la coordinatrice dei presidi del libro, a trovare la direttrice, era vuoto, non c'era nessuno. Certo. Il personale si lamentava perché non avevano la stanza col bagno, questo era il principio del problema, gli è stata promessa a ciascuno una stanza col bagno, non c'erano, c'erano 30 persone su 80 che ci lavoravano, non era prevista alcuna attività, non avevano investito e non avevano previsto e avevano fatto questa meravigliosa cattedrale vuota. E questo appunto non è cultura. Perché diciamo una bellissima biblioteca chiusa che consultano soltanto alcuni no, non è cultura, la cultura è quando tu metti in gioco diciamo il tuo patrimonio, appunto lo Certo. spendi, no? E Certo. credo che l'economia serve molto da questo punto di vista. E là torna la sinergia. L'altro punto su cui tu hai scritto è la legge sul libro. Noi abbiamo fatto in questo paese per la prima volta una legge sul libro, diciamo una persona che stimiamo tutti e due, che è Flavia Nardelli, che piccoli Nardelli, che se n'è occupata molto, è stata votata all'unanimità, però. All'unanimità. E in questa legge, per la prima volta, si dice che il libro è uno strumento essenziale di crescita economica, sociale, civile del paese. Dopodiché, come dire, questa legge ipotizza, in tutta una serie di casi, comportamenti collaborativi. Questi comportamenti collaborativi però non sono all'ordine del giorno nel settore del libro, anzi abbiamo visto che su una questione come lo sconto ci si è divisi tra editori, ci si è divisi con i librai. Ecco, io credo che sarebbe importante che tu dicessi qualcosa su questo, anche dal punto di vista strettamente economico, non soltanto ideale, come dire, etico, perché appunto tu insisti molto su questo, sulla necessità anche nel mondo del libro di attuare sinergie. Allora, non, tu, io sono sempre molto ottimista, ma quindi non voglio, mi spiace smentirmi un po' in questa occasione, però io davvero penso che in questo momento il rischio vero che hanno i settori culturali e devo dire anche l'editoria è quello semplicemente di diventare irrilevante. Quindi il punto è che non ha senso immaginare, proprio perché i settori culturali sono fatti di tantissime, lo si diceva prima, di tantissime professionalità e di tantissime filiere molto specifiche e molto diverse una dall'altra. Cioè, quando parliamo di libri, lo sai benissimo, i libri per ragazzi sono una cosa diversa rispetto ai dizionari, alle enciclopedie o all'editoria scientifica o alla saggistica, no? Sono proprio ambiti competitivi diversi, ci sono marchi diversi, editori diversi, canali diversi. Quindi stiamo parlando di libri, ma in realtà parliamo di almeno tre o quattro filiere. Allora, se ognuna di queste va per i fatti suoi, arriviamo alla situazione che in una presenza di pandemia come adesso, tutte le organizzazioni che hanno a che fare con il mondo dello spettacolo insieme presentano 80 richieste al ministero. Gli spagnoli si mettono insieme e ne presentano 50, ma in un unico documento, non in 80 documenti diversi. Cioè, noi dobbiamo un po' renderci conto che anche pragmaticamente no, non è possibile se
si rimane inevitabilmente nelle questioni di principio. Ecco, le questioni di principio però non si pagano i conti. Quindi credo che sia proprio la cosa che a me è piaciuta molto della legge sulla lettura è che per una volta parlava di tutti, parlava del tema del libro come un interesse collettivo. Allora, anziché guardare agli aspetti di che cosa manca, lavoriamo sulle cose che ci sono e su come migliorarle. Allora, abbiamo la app 18 per i ragazzi. Come possiamo fare in modo che l'app 18 esprima ancora di più il suo potenziale? Che cosa possiamo metterci dentro in più? Come possiamo fare in modo che, come possiamo utilizzare le informazioni relative a come vengono spesi i soldi dell'app 18? Lì, secondo me, ci sarebbe tanto lavoro da fare, anche perché in questo modo arriveremmo a una relazione anche con l'interlocutore pubblico, che non è solo una manina che si tende per un po' di soldi, ma è una relazione un po' più da pari, cioè anche lo Stato, anche gli enti locali, certo danno dei soldi e sono, come hanno detto le persone del sondaggio, devono finanziare anche la cultura, ma possono dare un sacco di cose, possono dare spazi, possono dare informazioni, dati, cioè c'è un sacco di cose sulle quali si può costruire collaborazione. Guarda, quello che tu dici, come si dice, mi inviti a nozze. No, non so perché a Bari scoprì tanti anni fa che la stessa espressione si traduceva in "dice a Cristo fa chiovo", cioè "dice a Cristo fai piovere". Fai Non ho piove. capito, fai piovere. Vabbè. Noi abbiamo, come sai, dopo i presidi del libro che sono nati nel 2002, ormai sono 60 in Puglia e più, fondato un'associazione, ci siamo incontrati tante volte, che si chiama Forum del Libro. Credo che tra le persone che ci seguono, oltre che Marinella Pomari, c'è anche Maria Teresa Carbone, il nostro presidente, che è una giornalista impegnata in una bellissima esperienza, si chiama Monteverde Legge, di gruppi di lettura. Maurizio Caminito, il nostro presidente, è un bibliotecario. Ci sono editori, librai. Esattamente con questa idea che dici tu, cioè noi dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti, e la legge lo è, per lavorare tutti insieme, per dare gambe, dare corpo. La legge ha un difetto evidente, è finanziata pochissimo, però Certo. è un contenitore, è un quadro. Per la prima volta abbiamo un quadro. Si parla di povertà educativa, scusami, dimmi. No, per esempio, una delle cose che la legge fa è vero, ha poche risorse, però si rende conto di avere poche risorse, per cui esplicita il fatto che si possano creare alleanze e trovare altre risorse. E anche Certo. questo è un passo, certo. Certo, bisogna fare, possiamo usare questa parolaccia, lobbying, cioè quello che ancora il mio settore non ha capito è che insieme si è più forti, è molto banale. Poi nel mercato io posso competere con il mio collega editore più grande o quello che fa libri simili, ma poi ho tutto l'interesse a trovare un punto comune. Aggiungo, bisognerebbe essere così bravi da collegarci appunto noi editori, oltre che ai librai, anche chi è fuori del mercato, ai bibliotecari, agli insegnanti, alle associazioni. Il Forum del Libro lavora proprio su questo, anche perché ha degli spazi di dialogo. Ripeto, come dicevo, nella legge si parla di povertà educativa, di biblioteche scolastiche, un punto fondamentale, perché la congiunzione tra lettura e formazione, no? Le biblioteche scolastiche in Italia sono tradizionalmente considerate molto poco, mentre sono fondamentali per gli insegnanti che lo devono fare, cioè la formazione degli insegnanti che sappiano fare questo è un punto, come sai, fondamentale. Librerie di qualità. Quindi, come dire, c'è una rete che va sostenuta e che va alimentata con proposte, con idee. Vorrei anche che tu smentissi una cosa che nel nostro settore è veramente appenante. Cioè, ogni volta che uno fa una discussione, c'è qualcuno che dice: però ci vogliono i soldi, e però ci vogliono i soldi. Io dico: sì, signori, prima ci vogliono le idee, però. E tu da economista me lo confermi che prima ci Eh vogliono le sì, idee. in realtà sì, cioè ci vogliono le idee e non solo le idee, ci vogliono le idee e le idee devono trasformarsi in cose che si fanno, in prodotti, in attività e poi su quello i soldi si vanno a Esatto. prendere. Io dico sempre che per un editore che fa saggistica, qual è il massimo obiettivo? Trasformare buone idee in senso comune, no?
Se tu pensi a Bauman, la società liquida è diventata un senso slogan, comune. Ecco. certo. Allora io Quasi come credo, con la cultura non si mangia falso, mi viene da dire. quasi con la cultura non si mangia. E allora il tema è quello, cioè farsi venire delle buone idee, delle idee aggreganti, come dicevi tu, delle idee che si possono mettere in pratica e che unifichino. Perché a quel punto poi i soldi arrivano non in astratto, ma perché c'è appunto una lobby, nel senso migliore trasparente, che rivendica una cosa per tutti, perché poi appunto uno combatte per la lettura non per se stesso soltanto, ma perché, come dire, va a beneficio di tutti. Ecco, abbiamo pochi minuti, ti ringrazio moltissimo. Prima di chiederti l'ultima cosa, cioè di consigliarci un libro. Come chiediamo a tutti gli amici che ci, gli autori di Casa La Terza, volevo ricordare che questi incontri continueranno sia questa settimana. Noi abbiamo domani alle 5 un incontro con una signora che abita come te a Milano e si chiama Eva Eva Cantarella, una Cantarella. straordinaria storica, che qui parleremo del viaggio di Ulisse come metafora dei tempi che attraversiamo. Alle 5 su Facebook, questa volta sul profilo da casa editrice. Venerdì, di nuovo su Instagram, invece alle 12, avremo un incontro con Natalino Russo, che è un fotografo, uno scrittore di viaggio, che ha fatto per noi un bellissimo libro che si chiama L'Italia è un sentiero. E poi la prossima settimana continueremo con persone di straordinario interesse, avremo Ilvo Diamanti, avremo una serie, Ilvo Diamanti sarà lunedì e poi una serie di altri incontri. Ci consigli un libro? Sì, si parlava della cultura europea e dell'identità europea, eccetera. Secondo me un elemento culturale fondamentale per ogni gruppo è dato dalla lingua. E quindi il libro che io mi sento di consigliare è quello di Francisco Vilar, Gli Indoeuropei e l'origine dell'Europa, perché ci ha una parte che io ho trovato entusiasmante sull'origine della nostra lingua comune. Bene, allora, come tutti avete visto, Paolo Dubini è la migliore smentita del fatto che l'economia sia una scienza triste. Triste. Sapete che c'è questa idea che l'economia è una scienza triste. Non lo è. Il sorriso di Paola, la sua essere positiva sempre, e devo dire che negli anni Paola è stata fondamentale per tante persone come me che hanno lavorato in questo settore, appunto alla promozione della lettura, avere un riferimento. Noi siamo pieni di bravissimi poeti, filosofi, storici, economisti un po' meno. Gli economisti leggono libri, per carità, sono persone colte, ma che si occupino, come Paola, di questo settore non sono molti. Appunto, Enzo Cipolletta è una delle persone con cui abbiamo dialogato, altri ce ne sono, ne riparleremo. Paola veramente è una delle persone a cui noi dobbiamo dire grazie, noi tutti, perché si è occupata con grande Grazie. generosità e poi appunto in questa maniera positiva e sorridente che voi vedete. Grazie Paolo e alla prossima. Grazie Mille grazie a te, buona giornata a tutti. Grazie. a voi che ci avete seguito. A presto.